Le celebrazioni di quest'anno erano iniziate ieri alla Pieve di San Venerio, edificio medievale che si trova nella parrocchia del Favaro e che è oggi la più antica chiesa tuttora officiata nel comune della Spezia. È toccato al professore Egidio Banti tenere la consueta lezio culturale promossa dalla Pro Insula Tiro, che ha trattato del tema l'isola del Tino dai popoli del mare a San Venerio. Ubaldo Mazzini, nella sua Storia del Golfo della Spezia, pubblicata postuma, cita attraverso lo studioso francese del primo 800 Chabrol de Volvic l'edizione di Amsterdam della Geografia del Bleu, dove si dice che Porto Erice o Lerici è un castello di nuova costruzione dove sono le rovine di un'antica città detta Luni. Anche Filippo Cluverio, nelle Storie antiche d'Italia, ritiene che Lerici sia fondata sulle rovine della primitiva Luna, santuario e approdo dedicata ad Astarte, poi Venere e Ricina. Ma appare chiaro come sia l'intero golfo, di cui l'isola del Tino era l'accesso, il punto di riferimento di tutte queste vicissitudini, insieme, come ho detto, religiose e civili. Se così stanno le cose, e almeno in parte è certo che stiano così, l'isola del Tino, il Tirus della nostalgia e dei ricordi di chi proveniva dall'Oriente e dalle sue terre bibliche, potrebbe davvero essere ridefinita l'isola dell'accoglienza. I fuochi accesi molti secoli dopo da Venerio e in seguito dai suoi monaci venuti dopo di lui, antesignani dei guardiani dei fari e forse eredi di sacerdoti di un antico santuario fenicio con la stessa funzione, erano fuochi che segnalavano un pericolo a chi arrivava, non a chi già risiedeva nel Golfo. Un'isola piccola, ma comunque importante, tanto che il suo nome Tirus, pur appartenendo a una lingua diversa da quella degli Etruschi, dei Greci, dei Latini, dei Bizantini, che nel corso dei secoli tutti frequentarono il Golfo, è sempre rimasto, sino a quando, come ci ricordava Tricerri, un anonimo copista non lo cambiò involontariamente in Tino. Al termine, il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha officiato la messa d'inizio delle celebrazioni con i parroci della città.